I giorni seguenti furono pieni di stranezze e terrori. Io non riuscivo a stare in casa e quando uscivo i miei passi sembravano portarmi sempre contro la mia volontà agli orti, all'orto di mio padre. E questo malgrado sapessi che intendeva uccidermi là. Nelle giornate molto fredde, mi intrufolavo nel casotto dove accendevo le candele e mi avvolgevo nei sacchi delle patate per riscaldarmi. Una volta, al tramonto, scorsi mia madre vicino ai resti del mucchio di compost. Ma quando corsi là, lei era scomparsa. Un'altra volta vidi, dal ponte della ferrovia, che il casotto era in fiamme. Un furioso grande falò nell'immobilità della luce pomeridiana. Ma quanto più mi avvicinavo, tanto più diminuiva. E quando raggiunsi il cancello, la costruzione appariva come era sempre stata. Spesso mi sdraiavo sul terreno gelato per sentire mia madre che mi cercava. Sovente restavo deluso, ma in parecchie occasioni mi invitò a raggiungerla. E questo mi faceva soffrire acutamente. L'amore e il terrore permeavano il mio cuore in eguale misura, con eguale passione. Così mi sembrava. Talvolta scendevo in cantina, sedevo in un angolo annusando il carbone e guardando i germi neri danzare nelle poche lame di luce del giorno che filtravano dalle assi del pavimento di sopra. Faceva freddo laggiù nella carbonaia, per cui mi avvolgevo la testa e le spalle in un pezzo di sacco sporco a forma di saio e rannicchiavo le ginocchia al petto e le circondavo con le braccia. Rabbrividivo e sbuffavo la condensa del fiato verso i raggi di luce. Allora vedevo i piccoli germi, i diavoletti girare e ondeggiare selvaggiamente, e questo mi faceva ridere. Un pomeriggio, mentre ero seduto immobile, in silenzio, un topo uscì strisciando e andò lungo il muro a piccoli scatti, fermandosi ogni pochi passi per arricciare il musino. Dopo questo fatto tirai fuori il formaggio dalle trappole e lo sparsi a pezzetti sul pavimento. E così facendo potei vedere parecchi topi contemporaneamente. Mi piacevano le loro code, com'erano lunghe, grassocce e pallide, e coperte da una leggera peluria, mentre strisciavano dietro di loro come corde sul ponte di una nave. Una volta Hilda mi sentì ridere laggiù. La porta si aprì, la luce penetrò dall'alto. «Cosa fai lì?» gridò. Seduto nel mio angolo, avvolto nel mio saio, nell'ombra, non dissi nulla. Lei scese di qualche passo in quel suo strano modo laterale di percorrere le scale e vide i topi. Con un grido d'orrore risalì e la porta si chiuse di scatto alle sue spalle. Arrisate dall'ombra. Quando mio padre tornò a casa dal lavoro, lo costrinse a scendere e ad armare le trappole. Il giorno dopo c'erano due topi morti, ma li mise in tasca. Li sistemai io stesso le trappole. Mi piacevano sia morti che vivi. Una volta, mentre ero all'angolo, sentii una voce che diceva «Spider!». Non era la voce di mia madre. Era una voce spezzata e profonda, come quella di una vecchia. E io capii che era la strega che viveva nel muro. Non tornai più in cantina dopo questo fatto. Presi ad aggirarmi sotto il ponte del canale dove c'era buio. C'erano molte cose nel mondo visibile che ormai mi procuravano una terribile ansia. Avevo costantemente la sensazione che stesse per verificarsi qualche immane catastrofe, e questa percezione talvolta diventava così forte che stramazzavo il suolo vicino al muro sotto il ponte e mi coprivo gli occhi e le orecchie con le braccia. Era la paura che mio padre mi facesse raggiungere mia madre in Canada. Era la paura di essere aggredito con un attrezzo da giardiniere nel momento in cui meno me lo aspettavo. Tentai di non fargli capire quello che sapevo, ma non potevo più dormire al numero 27 e mangiavo a malapena, perché avrei dovuto farlo.
Perché avrei dovuto toccare carni o verdure preparate da Hilda? Le loro facce stavano cambiando adesso. Le vedevo mangiare, con le mascelle in movimento, gli occhi brillanti nell'oscurità della cucina, i denti che si chiudevano sui pezzi di cibo. Ma ogni immagine era fissata in uno spazio diverso, distinto, e solo combinando frammenti dei loro volti e delle loro mani riuscivo a metterli a fuoco, a prestare attenzione alle loro attività. Ben presto persero qualsiasi parvenza di umanità potessero aver avuto, e in quell'aspetto frantumato mostravano la loro vera natura, la loro morte e la loro animalità. Quando vedevo ciò, la sensazione di disastro incombente quasi mi sopraffaceva e fuggivo dalla cucina terrorizzato, ignorando le loro grida e i loro gemiti di fame frustrata, perché pensavano di mangiarmi, pensavano di divorarmi. Alla notte ero più calmo, in parte come conseguenza del buio, in parte perché loro erano spesso fuori casa. Talvolta li seguivo quando andavano al Rochester e li guardavo dalle finestre mentre bevevano, e se Hilda andava in bagno, salivo sopra una botte per spiarla mentre pisciava. In altre occasioni restavo a casa e facevo delle prove con pezzi di spago tesi dalla mia finestra al rubinetto della cucina economica. Una volta, mentre tiravo lo spago e cercavo di far ruotare il rubinetto, mi sentii la bocca riempirsi di uccellini che stritolai fra i denti. Le piume, il sangue, le ossa frantumate cominciarono a soffocarmi e vomitai, vomitai, ma non venne fuori nulla. Un'altra volta trovai una bottiglia di latte vicino al canale e in essa c'era il cadavere putrefatto di un uomo che mio padre aveva assassinato la sera prima. La aprii e bevi il latte. Un'altra volta ancora trovai un bambino con un buco in cima alla testa attraverso il quale succhiai e inghiottii tutto ciò che c'era nel capo del bimbo finché la sua faccia collassò come una maschera di gomma vuota. Più tardi mi ricordai che questo è il modo in cui i ragni divorano gli insetti. Quella sera, casualmente, cat addormentato, mio padre entrò e mi compresse il cranio con un pappagallo da idraulico, e quando mi svegliai avevo la testa a forma di pera. Questo perché si adattasse al sacco che avevano preparato per assassinarmici dentro. Diventavano sempre più affamati, man mano che il giorno passava, e io sapevo che il momento sarebbe arrivato presto. Quando Hilda mi guardava, la saliva le colava dalla bocca e le scivolava sul mento rozzo. Mio padre era più furtivo nelle sue manifestazioni di appetito. Mi guardava sempre con la coda dell'occhio. Le sue mani, notai, somigliavano alle zampe adesso. Morte e animalità. Non avevo un nome per creature del genere. Non ce l'ho neanche adesso, malgrado il fatto che una di esse in questo momento già c'è addormentata dall'altra parte della casa, tranquilla per la convinzione che le sue creature in solaio, a dispetto del loro momentaneo tradimento, la preserveranno dal male. Ascoltatele. Ascoltatele. C'è un ritmo nella loro attività. Tre onde distinte, ognuna che sale e scende, ciascuna separata dalla precedente da un momento di calma o iato, durante il quale provo sia il sollievo che il tormento dell'attesa, un'anticipazione intensa quanto l'onda stessa. Ciascuna incomincia al livello della massima veemenza di quella che l'ha preceduta, per cui c'è un massiccio incremento di volume e di frenesia tra la prima e l'ultima parte della notte. E che cosa fanno? Impossibile essere precisi. Ci sono canti, passi e anche sibili, grida, urla e strilli. Sono in parte intellegibili. Scrosci di risa, voci di persone che ho conosciuto che dicono cose assolutamente imprevedibili. Il dottor Austin Marsh recita versi osceni, per esempio.
Usano il mio nome liberamente. Ti toccano su, lo invertono. Jake, mi chiamano Jake. E recentemente hanno inventato la canzone Jake, sin, Jake, sin, Jake. Sin, Jake, sin, Jake, sin, Jake, sin, Jake, sin, Jake, sin. La riempiono in continuazione, sempre più forte, battendo i piedi in modo tale che la lampadina oscilla avanti e indietro, appesa al cavo, e io sono immerso nell'ombra, poi riportato alla lurida vita, immerso nell'ombra, riportato alla lurida luce. E me la gomitano sulla sedia con le gambe rannicchiate sul petto e la testa fra le ginocchia e le mani sulle orecchie, piangendo, piangendo, mentre loro mi sospingono fino al limite della sopportazione. Poi tutto finisce in stridula risa. Tutto questo gradualmente scema, seguito da borbottii. Lentamente alzo la testa, mi aggrappo tremante all'orlo del tavolo. Magari prendo la matita e mi arrotolo una sigaretta veloce, mentre loro si preparano alla prossima ondata, che incomincia, come ho detto, al culmine della frenesia dell'ultima. Onde seguite dalla spossatezza. Finalmente mi alzo dalla sedia, resto immobile, a guardare fuori dalla finestra e guardare verso est per cogliere il primo debole segno dell'alba. E mi ripeto, basta. Mi aggiro per la casa addormentata, davanti a porte oltre le quali sognano le anime morte. Scendo le scale in punta di piedi e vado in cucina, torno nell'atrio. Getto un'occhiata nell'ufficio della signora Wilkinson ed è allora che la vedo sulla sua scrivania, sparpagliate nel buio, le chiavi della casa. Le chiavi della casa. Ho un silenzioso grido di gioia. Risuona dentro il vostro vecchio Spider mentre attraversa la stanza e con un agile e rapido movimento intasca il mazzo. Poi via, con lunghi passi da ragno, di nuovo di sopra, di nuovo in camera sua, non visto, non udito, non fermato da nessuno.